E là, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video a tema Click Day. Se non sai a cosa mi sto riferendo quando parlo di Click Day, ti invito subito a vedere questo video, così sarai pronto per le informazioni che saranno contenute in quest'altro. Abbiamo deciso di fare questo video per introdurvi la nuova piattaforma di training che avevamo appunto menzionato nello scorso video, ovvero una piattaforma dove voi driver potete loggarvi e provare a fare dei tentativi di una simulazione di quello che succederà il giorno stesso del Click Day, così da diventare più veloci nell'esecuzione e avere la possibilità di guadagnare di più fondamentalmente. Vi ricordo infatti che in generale nel Click Day chi entra in graduatoria guadagna molto di più di chi fa semplicemente solo le simulazioni. Stiamo parlando anche di centinaia di euro, magari per esempio se sei un best performer potrai andare a guadagnare 200 euro per entrare in graduatoria e, che ne so, 45-50 per le simulazioni. Chiaramente invece chi si impegna, fa comunque le simulazioni, riceverà comunque un compenso, magari più commisurato e più simile alle campagne classiche di bug hunting o esperienziali. Ora, un'ultima cosa che voglio dirvi prima di passare al computer a vedere la piattaforma è che il Click Day quest'anno si terrà nel mese di novembre, come vi avevo già anticipato, però abbiamo delle date più specifiche, ovvero che il giorno sarà intorno a metà novembre, di solito è un mercoledì o un giovedì, ma comunque in ogni caso la data precisa verrà data il 4 ottobre. Ovviamente, come nello scorso video, vi ricordo che è fondamentale inviare la domanda e prendersi l'impegno, tanto dura mezz'ora, un'ora al massimo, e quindi anche chiedere delle ore di permesso lavorativo sono necessarie. Se prendete l'impegno di fare questa attività, dovrete assolutamente presentarvi. Detto questo, ragazzi, passiamo subito al computer e vediamo un pochino questa piattaforma. Ok, ragazzi, eccoci qui che stiamo visionando la piattaforma. Piattaforma di training di Click Day. Questo è come si presenta fondamentalmente la home di questa piattaforma di training, dove vi spiega brevemente che cos'è il Click Day e un pochino come funziona, ma fondamentalmente non vi dà nessuna informazione aggiuntiva rispetto ai video di che abbiamo già fatto. C'è il classico tasto Initial Training che adesso andiamo a vedere, ma soprattutto c'è anche uno storico dei tentativi, con il tempo che ci abbiamo messo a completarli, la data in cui li abbiamo eseguiti, il numero di errori e l'esito. Come vedete, in questo caso io ne ho avuto uno fallito perché purtroppo ho dovuto chiudere il browser. L'attività in sé è molto semplice: se io clicco su Initial Training mi verrà presentato l'identificativo azienda che andrò a copia e incollare, e poi c'è scritto qui che dovrò ricaricare la pagina fino a che non appare il form da completare. Questa è un'attività molto semplice, posso andare avanti e semplicemente continuare a refreshare, e vedete che a un certo punto è partita la simulazione. Qui sotto la mia testa c'è un piccolo timer con il tempo, e se andiamo a completare tutti i campi, e poi dichiarazione di previsione e avanti, in questo punto andrebbe messo l'identificativo azienda, questo è già autocompletato, clicchiamo su invia. Ok, perfetto, 44 secondi ci ho messo. Il mio tentativo migliore per ora è stato circa 32 secondi, che comunque è un buon tempo. In generale, per darvi dei range di tempo e anche delle statistiche contro le quali misurarvi, un tempo sotto i 30 secondi, sotto i 35 secondi è veramente veramente buono. Tra i 35 e i 45 secondi si ha comunque una buona probabilità di entrare in graduatoria. Tra i 46 e i 50 secondi buon tempo, ma bisogna migliorarlo, e chiaramente oltre i 50 secondi è un tempo su cui bisogna lavorare, ma è per questo che c'è la piattaforma di training. Un altro trucco importante che voglio dirvi è che chiaramente io in questo momento sto usando un laptop, che è quello con il quale registro. Tipicamente è vero che l'unico device ammesso è il PC, ma è consigliato avere un mouse e una tastiera. Questo perché, per esempio, se noi andiamo nel training, già semplicemente selezionare le opzioni e scorrere con il trackpad è molto molto più lento che andare a selezionare con un mouse. Non solo, un'altra cosa importante che volevo farvi vedere era che se io per qualche motivo sbaglio un'opzione, per esempio, mettiamo che qua io metto bando 2018, dove dovrei mettere bando 2022, e invece poi tutte le altre opzioni le faccio corrette, quello che succede è che andando avanti a cliccare avanti, informativa privacy e poi invia, verrò ritornato a questa pagina, dove mi dirà che c'è un errore. In questo caso niente panico, perché posso andare a riselezionare il bando corretto, procedere nuovamente cliccando avanti e poi invia. Ovviamente il mio tempo sarà molto maggiore, ma comunque questa cosa è molto molto importante anche il giorno stesso del Click Day, perché in generale avere un tentativo che è fallito è molto molto peggio che avere un tentativo dove ci si è messo un pochino di più, ma comunque ha avuto un successo. Quindi in generale anche il giorno stesso non fatevi prendere dal panico: se sbagliate qualcosa tornate indietro, reinserite i dati e rimandate il modulo. Piuttosto ci metterete un pochino di più, magari non sarete stati i best performer, ma sicuramente almeno avrete inviato la richiesta. Quindi, ragazzi, come avete visto, la piattaforma di training è davvero minimale, ma è tutto ciò che vi serve per allenarvi e essere pronti il giorno del Click Day. Questo è molto importante soprattutto per i nuovi cliccatori, perché chi è già stato cliccatore professionista gli anni scorsi ha già un track record, quindi sappiamo già che è bravo, mentre invece banalmente chi non ha mai avuto track record non sappiamo se è molto bravo oppure molto lento. Io vi ricordo che è un'attività a cui possono davvero partecipare tutti e non serve chissà che impegno per diventare veloci, basta un pochino di allenamento, quindi fino a settembre mettetevi in mostra con le simulazioni. Tra l'altro, un'altra chicca piccola che non vi ho detto, ma spero abbiate notato, era che ho usato il browser Chrome nella simulazione che vi ho fatto vedere prima. Questo non è casuale, perché in generale Chrome è il browser un pochino più veloce, quindi è da preferire, assolutamente sconsigliato usare Safari o Edge o altri browser un pochino strani. Sia la piattaforma che il sito del Click Day sono pensati un pochino anche avendo Chrome in testa, quindi mi raccomando, usate quel browser, e se non lo avete, scaricatelo, veramente non costa niente. Infine, ragazzi, un'ultima chicca di questo video è stata quella di recuperare
recuperare uno dei migliori cliccatori degli anni scorsi e ho deciso di fargli qualche domanda relativa a come ha fatto ad arrivare a dei risultati con tempi così bassi. Vediamo subito le domande che gli ho fatto. Ok, perfetto ragazzi, allora passiamo subito all'intervista. Quindi ciao Claudio e raccontaci prima di tutto un pochino chi sei, cosa fai, eccetera. Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Claudio, ho 52 anni e nella vita mi occupo di innovazione e intelligenza artificiale all'interno di una struttura centrale di un gruppo bancario italiano. Sono un appassionato di informatica e di tecnologia e faccio parte di Tribe ormai da più di 6 anni. Ok, perfetto, partiamo subito con la prima domanda. Dunque, quante ore ti sei allenato gli anni scorsi per avere il risultato che hai avuto, per ottenere il risultato ottenuto? Allora, non saprei darti un numero preciso di ore, no, però quello che ti posso dire è che mi sono allenato con una buona costanza, no, a volte anche solo pochi minuti al giorno, ma quasi tutti i giorni. Poi, ovviamente, man mano che si avvicinava la data del click day, il numero delle prove è aumentato, però sempre mantenendo una costanza di impegno. Generalmente a fine giornata lavorativa, no? Cercavo di ritagliarmi quei 15-20 minuti di tempo da dedicare a questa attività. Figo, fighissimo, grazie mille, ottimo feedback. E invece un'altra domanda che volevo farti era se sei rimasto soddisfatto dell'esperienza degli anni scorsi e soprattutto se parteciperai anche quest'anno. Beh, soddisfatto assolutamente sì, la fase di test è stata a tratti divertente, devo dire una sorta di sfida con se stessi per essere sempre più veloci ma al tempo stesso attenti e precisi, perché le domande, come avete visto, sono molto precise e a volte anche con qualche piccolo trabocchetto richiedevano una lettura molto ma molto attenta. E se parteciperò quest'anno, beh, direi di sì, non vedo l'ora di rimettermi alla prova assolutamente. Invece volevo chiederti se hai qualche consiglio da dare agli altri tribers per essere un pochino più veloci nell'inserimento dei dati. Sì, guarda, mi vengono in mente 3 consigli principali. Uno è quello di tenere aperta una finestra laterale con tutte le informazioni che potenzialmente potrebbero venire utili nella compilazione. Poi personalmente io prima di iniziare la fase di test avevo già copiato un dato che molto probabilmente mi veniva richiesto, ad esempio una data. E poi infine, per mia esperienza personale, usare principalmente la tastiera rispetto al mouse. Si è molto più veloce rispetto a muovere la mano, almeno per me, dalla tastiera che sono obbligato a scrivere alla parte di mouse. Per me è stata un'accelerazione abbastanza importante. Ok, super interessante, perfetto. Niente, vuoi raccontarci qualcos'altro della tua esperienza, un messaggio anche ai tribers? Come dicevo, bisogna mantenere una certa costanza con i test e poi soprattutto il giorno del click day togliere qualsiasi elemento di disturbo, la notifica che arriva esattamente all'inizio del test e sarebbe devastante, leggere con molta attenzione quello che viene richiesto nella domanda, poi niente, poi bocca al lupo a tutti. Ok, perfetto, grazie mille Claudio del feedback, grazie davvero. Ciao a tutti. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia dato un pochino di informazioni in più su Click Day, ma soprattutto provate la piattaforma di training e allenatevi prima del giorno stesso, così da avere degli ottimi tempi. Per ora il video si conclude qua, qualsiasi domanda mi raccomando mettetemela nei commenti e vi risponderò. Alla prossima!